Sono Dalia Colli, make-up designer per il film Pinocchio e grazie alla fiducia e al genio di Matteo Garrone sono ancora fra i candidati di questo importante premio italiano, che mai come adesso è importante per noi perché credo che la creazione artistica possa essere l'unica arma contro la distruzione che questa pandemia globale ha portato nella vita di tutti gli uomini. E sono stata ben felice di collaborare con Mark Cuglier e tutto il suo staff nella creazione di questi personaggi antropomorfi, cercando di miscelare la mia tecnica e il mio gusto prettamente italiani con la sua, che appunto è inglese, e abbiamo cercato di creare questi personaggi nel modo più vero che ci poteva essere, che fossero realistici. Personalmente ho realizzato il personaggio di Geppetto, interpretato dal nostro amato Roberto Benigni. Che ha due fasi, la prima in cui è un falegname povero e affamato, e la seconda un padre disperato, sempre più vecchio e stanco per le peripezie che ha dovuto passare. Per quanto riguarda i personaggi di Gatto e Volpe, sono stati molto impegnativi e ringrazio Valentina Tomljanovic, la mia assistente, che mi ha aiutato appunto nel realizzarli, dove abbiamo unito la tecnica dello special make-up con quella del make-up, in quanto gli attori Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini venivano sottoposti inizialmente all'applicazione delle protesi da parte di Marco e del suo staff e successivamente io e Valentina completavamo il personaggio con l'applicazione di peli e unghie costruite sulle mani appunto degli attori e tutto il resto del make-up. Molto bello è stato lavorare con Gigi Proietti e creare appunto il personaggio di Mangiafuoco. Per quanto riguarda invece la fata bambina e la fata adulta, ho cercato di rifarmi alle meravigliose immagini che preraffaelliti ci hanno lasciato di queste figure femminili, algide e sempre molto seducenti, grazie anche alle meravigliose acconciature che Francesco Pegoretti ha creato. Voglio ringraziare anche i ragazzi della regia, i ragazzi di produzione e finire con dicendo a coloro che pensano che il lavoro artistico di noi artigiani del cinema o degli artisti in genere non sia fondamentale per l'andamento economico e sociale di un popolo, perché credo che un popolo che non può sognare davanti a un film o leggendo un libro o ascoltando buona musica sia un popolo appunto che non ha futuro. Ringrazio ancora Marco per la sua disponibilità e saluto tutti. Grazie. Grazie, Dalia. I'm in English. Sorry, my Italian isn't good enough to do this in Italian. So I'm Mark Coulier. I was the prosthetic makeup designer for Pinocchio, where we created, I guess the main character obviously was Pinocchio himself, which is going to be played by a child actor, Federico Ailapi. We were going to be doing his makeup, and we also did 20 or more than 20 other characters on top of the four stages of Pinocchio's makeup. We did small prosthetics that Dahlia has just mentioned for the cat and the fox, played by Rocco Palapio and Massimo Ceccherini. And was my pronunciation okay? And then we did all the puppet theater, and we were trying to with all the characters trying to retain the feel of the sort of drawings, the early illustrations by Cioffi that Matteo loved. I'll talk a little bit about Pinocchio because his makeup was very tricky. I think we spent I think 4 or 5 months sculpting many different versions of that just to get it right, fine-tuning every little nuance, the shape of the nose, the eyes, the wood texture, painting the makeup. It was all very complicated to try and get it. Our aim was to try and get it to look as much like real wood as possible and not move in a weird, strange way. And then we had, 50 applications to do. So we did it on Federico for 50 days, pretty much every day throughout the whole shoot, really. And then all the other characters, really, the gorilla, the owl and the parrot,
Raven. We did, like I said, the all the puppet theatre, Manju Fuko's puppet theatre, and a huge snail suit with an enormous snail shell that we made out of fiberglass and foam latex suit for Maria Pia Timo, who played the snail. And I think our time's up, Dahlia. So I think that's about as much as I can say. It was an amazing job and a really great collaborative effort from everyone. Hopefully well received. Thank you very much.